Buonasera a tutti amici interisti, bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Inter batte Lecce 2-0 e mi regala uno dei più belli Natali che potevano esserci. L'Inter continua in questa sua mini volata verso quell'obiettivo chiamato seconda stella, lascia la Juventus vincitrice questo pomeriggio a meno 4 e la cosa più importante è che abbiamo vinto in casa contro un avversario ostico che ha dato fastidio al Milan, ad esempio. Ma soprattutto l'abbiamo vinto con tante riserve per infortuni lungodegenti o meno. Ragazzi, prima di iniziare, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, manca un iscritto ai 300, il mio grande obiettivo sta per essere raggiunto solo grazie a voi, grazie mille infinite. Andiamo al dunque, vi racconto la partita. L'Inter si schiera in campo col solito 3-5-2, Sommer in porta chiaramente, Bissek, Acerbi, Bastoni in difesa, Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Arnautovic e Thuram. Quindi Lautaro e Di Marco fuori tutta la partita per risentimento muscolare. E credo per la gestione che ha avuto Inzaghi fino a questo momento e che ha premiato da un lato perché non ci sono state grosse ricadute sugli infortuni, che anche la prossima, per evitare appunto ricadute, staranno fuori, non so se per tutte i 90 minuti. Probabile, vedremo come si metterà quella partita a Genova contro il Genoa, appunto. Ma restiamo in questa di partita, restiamo. Che ve la racconto, l'Inter parte discretamente, ma il Lecce è la prima che si rende pericolosa. Appunto, al 9° minuto, gran parata di Sommer. E all'11° noi rispondiamo, dopo neanche 2 minuti, cross basso di Mkhitaryan per Arnautovic. Para il portiere, prima grande occasione per Arnautovic che purtroppo nel primo tempo è stato sfortunato, non riesce a trovare la via del gol sia in questa occasione sia anche al 22° con uno scambio 1-2 al limite dell'area, Barella Thuram, di nuovo Barella serve Arnautovic intelligentemente, Arnautovic purtroppo si mangia un gol clamoroso, colpisce la palla di tacco, interno tacco per lui, voleva il primo palo e sbaglia, la palla esce fuori purtroppo, e queste sono occasioni che non doveva mancare. Poi si è rifatto nel secondo tempo con l'assist, ora ci arriviamo, però Arnautovic secondo me ha tanta voglia di fare. È un giocatore che tutto sommato ha fatto una buonissima prestazione perché ha tenuto tanti palloni, non è facile giocare quando rientri da un infortunio, ha assaggiato il campo piano alla volta, poco alla volta, e ancora non è in perfetta condizione, più psico che fisica, perché secondo me è un discorso di testa. Arnautovic sta sentendo tanto il peso di questa maglia, nel senso che sente di essere riconoscente ai tifosi, vorrebbe spaccare il mondo, non ha ancora quella lucidità, quella freschezza, quella tranquillità. Tu quando vuoi spaccare il mondo sistematicamente fai cagare, mentre quando sei sereno, tranquillo, ti riescono le giocate, poi arriva il gol, arriva l'assist. Non ci deve essere questa brama di arrivare necessariamente al gol, al bonus che esso sia, perché prima o poi arriva, ora ci saranno più chance per Arnautovic e sono sicuro che avrà i suoi momenti. Andiamo al 34°, Carlos Augusto servito da Thuram, angolo, poi al 40°, diciamo la scintilla secondo me, quella che fa dopo già un ottimo primo tempo di Bissek, dove si era anche procurato sulla tre quarti campo nostra un bellissimo fallo dopo una bella azione alla Lucio, che appunto ha cercato di saltare qualche uomo, creare un po' di superiorità numerica visto che il Lecce si chiudeva molto molto bene. Arriva la traversa di Bissek al 40° su calcio d'angolo di Çalhanoğlu ed è solo il preludio al gol, sempre di Bissek, di 3 minuti dopo, appunto altro calcio piazzato, stavolta una punizione di Çalhanoğlu, e Bissek di testa trova il gol che sblocca finalmente la partita, 1-0 per l'Inter, che poi può appunto chiudere questo primo tempo sull'1-0. E andiamo al secondo tempo. Viene dato al 49° un rigore inesistente a Lecce, poi l'arbitro, fortunatamente esiste il VAR, si ravvede dell'errore grazie al VAR appunto e lo revoca. Darmian in mezzo per Mkhitaryan al 54°, altissimo il tiro di Mkhitaryan che ha fatto un'ottima partita, davvero grande partita di Mkhitaryan,
una delle migliori di quest'anno. Purtroppo non è arrivato il bonus, ma molto molto bene. Si vede che era fresco, si vede che aveva riposato 120 o quasi minuti contro il Bologna in Coppa Italia. Non giocava da una settimana in sintesi, quindi bene, molto bene Mkhitaryan. Andiamo al 57esimo. Tra il 50esimo e il 60esimo circa ci sono tante azioni da una parte e dall'altra più dell'Inter. Mkhitaryan ripartenza per Thuram, di nuovo per Mkhitaryan, che forse per un eccesso di altruismo serve Arnautovic in angolo la palla. Poi la parata di Sommer su Bandà, su errore di Barella, che lascia appunto la ripartenza a Lecce. E poi c'è al 61esimo un altro cross di Calhanoglu per Bissek, che ancora di testa colpisce e viene deviato in angolo. Ottima partita di questo ragazzo. Lo voglio vedere in campo. Questa ascesa è stata sempre più graduale e sono convinto che possa dare tantissimo, perché ha la forza fisica, ha la qualità tecnica per fare bene il braccetto ed ha anche il colpo di testa. È altissimo, è grosso, è difficile da marcare. Era sempre buttato lì in area di rigore. Secondo me può fare in emergenza anche il quinto di centrocampo. Però lo voglio vedere titolare. Pavard, sì, fortissimo, senza dubbio, molta più esperienza. Però Bissek non lo so, perché mi sta piacendo. È stato il migliore dell'Inter dal mio punto di vista, insieme a Mkhitaryan, i migliori dell'Inter. Ma Bissek forse per il gol lo premio, è forse il migliore in assoluto. Andiamo al 69esimo, grandissimo intervento di Acerbi sull'attaccante avversario che praticamente era involato ormai a tu per tu con Sommer. Altra parata di Sommer su colpo di testa al 70esimo e un'altra grande parata di Sommer su un tiro da fuori. Poi al 75esimo i primi cambi, entra Aslani per Calhanoglu ed era ora, anche perché l'Inter stava un po' soffrendo appunto il Lecce in questo frangente. Al 78esimo, dopo il cambio, arriva il gol di chi? Di proprio Barella. Barella che aveva giocato una buona partita fino a quel momento, qualche errorino ogni tanto mi aveva fatto bestemmiare, ma poi arriva il suo gol con assist meraviglioso proprio di Marko Arnautovic, che ha tanto desiderato questo bonus. Infatti tutti sono andati ad abbracciarlo, Barella in primis, ma poi tutta la squadra, tutti a terra ad abbracciare Arnautovic, che voleva, desiderava questo bonus, questo assist almeno. Bravissimo, un colpo di tacco illuminante che solo i grandi giocatori possono fare. All'83esimo Pavard e Sanchez rilevano Carlos Augusto e Thuram. E all'87esimo due enormi parate di Falcone, prima su Pavard e poi su Aslani da fuori, un tiro meraviglioso. Falcone, gran partita che devi in angolo, poteva essere il parziale ancora più ampio. All'89esimo entrano classe nei frattesi per Mkhitaryan e Barella. Al 93esimo altra azione dell'Inter, Aslani, Pavard che mette in mezzo per Klaassen che viene anticipato a porta vuota. Mi sarebbe piaciuto tantissimo il gol di Klaassen che avrebbe chiuso un cerchio. Mi sarebbe davvero tanto piaciuto anche per un discorso psicologico, perché abbiamo bisogno di tutti da qua alla fine dell'anno. Ragazzi, io sono felicissimo, davvero. Grandissima prestazione di Bissek, che io sono contentissimo di questo, perché il ragazzo era un po' acerbo a livello mentale, psicologico, un po' scarsetto, tra virgolette, in marcatura. L'ho visto nelle prime amichevoli di inizio stagione, però piano 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 giocando con quelli più bravi si migliora e lo sta dimostrando. Sta dimostrando tutte le sue qualità, che sono quelle tecniche di gestire bene il pallone, di inserirsi in area e trovare anche il gol. Ne ha fatti tanti in carriera. Per questi pochi anni di carriera che ha avuto a disposizione finora, perché è molto giovane, ma ha fatto tanti gol e speriamo che possa continuare a farne tanti anche all'Inter. Ragazzi, io vi saluto, vi auguro buone feste. Domani, pagellone, non perdetelo. E forza, Inter sempre, ti è tutte le cucche. Oggi erano lì fino all'ultimo a sperarci. Io li sentivo. Senti il rumore dei nemici. Io lo sento, ma noi siamo qui. Noi ci mettiamo la faccia e ci prendiamo questi altri 3 punticini. E ci involiamo verso l'obiettivo seconda stella. Speriamo di raggiungerlo davvero. Ragazzi, buona serata a tutti di nuovo e forza Inter sempre!